Buon pomeriggio dal comunale di Bugolo, sesto Memorial Mario Perrone. Siete collegati con la Gazzetta Ionica. Il Memorial è giunto alla sesta edizione grazie alla Gazzetta Ionica e soprattutto al direttore Pino Prestia e al vice direttore Gianni Arpi, che hanno voluto questo Memorial per quanto riguarda questo Mario Perrone, ex giocatore del Messina e tante squadre della Riviera Ionica e anche dalla parte del Catanese. In campo schierate le due formazioni del Città di Messina e della Ionica, che ovviamente fa gli onori di casa. Per quanto riguarda le formazioni, i due allenatori hanno dato questi giocatori per la prima parte della gara. La Ionica scende in campo con Gugliotta, Giuseppe Savo Caleo, Ferraro, San Filippo e Rasimenco, Loria, Smiroldo, Uscenti, Mifa, Lombardo. Diversi giovani nella squadra della Ionica, ma anche diversi giocatori che fanno parte della pianta stabile della compagine allenata da Mimmo Moschella. Per quanto riguarda invece la squadra di Città di Messina, scende in campo con Paterniti, Di Stefano, Ginagò, Porcino, Filistad, ex giocatore del Taormina, Bambara, Alessandro Cardia, Codignone, Di Vincenzo Quintoni. Questi è appunto i 11 giocatori titolari della prima parte della gara voluti in campo da Furneri, che è l'allenatore della squadra del Città di Messina. Città di Messina che milita nel campionato di eccellenza e in questo momento si trova al primo posto in classifica, seguito dal Biancavilla. Per quanto riguarda invece la squadra della Ionica, è al secondo posto alle spalle del Terme Vigliatore. E adesso ci sarà un minuto di raccoglimento ovviamente in onore di Mario Perrone e noi lo ascolteremo. Bene, minuto di silenzio osservato in memoria di Mario Perrone, come dicevamo ex giocatore di Messina, tante squadre della provincia di Messina, anche del Catanese, vedi Caladabbiano, anche la stessa Ionica, ma soprattutto ha giocato nel Messina, nella primavera del Messina, dove si è incrociato con il famoso giocatore dell'Inter Marco Materazzi, ex giocatore dell'Inter appunto e del Perugia, Marco Materazzi, che è diventato anche campione del mondo, quindi ha avuto giocatori accanto, colleghi importanti, Mario Perrone nel suo percorso di giocatore. Giocatore tecnicamente valido, ovviamente centrocampista di un certo spessore, che ovviamente non ha avuto fortuna nel mondo del calcio, anche se ha calcato i campi della Serie D. Adesso c'è la partita appunto in suo onore. Nelle Città di Messina e Laione ci sono diversi giocatori, alcuni dei quali hanno giocato anche con Mario Perrone anche in tornei di spessore. Bene, la palla è della Ionica in questo momento, Giuseppe Sauga, uno dei giovani della squadra Santa Teresina, che dà dietro al portiere un altro giovane, Gugliotta. Gioca indietro, c'è il pressing asfissiante da parte della Città di Messina con il numero 3 Ginagò, che ha giocato anche nella Ionica. Bene, per quanto riguarda la terna arbitrale, ovviamente a solito è la sesta edizione e tutte le sei edizioni ad arbitrare l'incontro è stato Saro Gemellaro. Per quanto riguarda invece Busio, Bosio e Rizzo, sono i due guardialini. Ovviamente si ringrazia il presidente del CNSN Dario Argento, Dario è il famoso regista, che ha dato la possibilità appunto alla Gazzetta Ionica, organizzatrice di questo Memorial Mario Perrone, di poter avere una terna completa in questa partita appunto in onore di Mario.
Le due squadre ovviamente si sono schierate in questo momento con tanti giocatori titolari ma anche riserve, cioè nel campionato di eccellenza e di promozioni. I due allenatori, Mimmo Moschella da un lato e Laioni che è Furner della città di Messina, ne approfitteranno per vedere all'opera anche i giocatori che hanno meno minutaggio rispetto a quelli che sono in pianta stabile appunto nello scacchiere e nello schema delle due squadre, città di Messina e Ionica. La palla in possesso del città di Messina con il numero 7 Alessandro. C'è una rimessa laterale a favore della Ionica, Erasimenko il capitano sulla sfera, Leo, Smiroldo, Alessandro cerca di intervenire e c'è un fallo a favore della Ionica commesso su Smiroldo da parte del numero 8 Gardia. Sulla sfera è giovanissimo Mifa, centrocampista della squadra della Ionica. Si chiude bene in difesa la città di Messina. Ovviamente non sarà un tiro in porta questo, ma cercherà la testa di qualche suo compagno. Nell'area infatti si è portato anche il capitano Erasimenko. La palla sulla fascia sinistra, cerca il cross di Leo che arriva, però interviene bene la difesa della città di Messina. Il numero 9 Codignone sulla sfera commette fallo proprio Mifa che aveva battuto il calcio di punizione. Prime battute, siamo al quinto minuto di gioco. Vi ricordo che questo è il Memorial Mario Perrone, giunto alla sua sesta edizione. Accanto a me c'è Gianni Arpi, vice direttore della Gazzetta Ionica, ideatore di questo Memorial. È importante oggi questa partita di spessore, come sei riuscito a trovare soprattutto in città di Messina? Qua dobbiamo fare complimenti allo staff della Ionica che ci ha permesso di metterci in contatto con il città di Messina che ha subito accettato l'invito. Per quanto riguarda questo memorial dobbiamo ringraziare pure gli sponsor e il office di Santa Teresa e il fotografo Mario Pollino che ci hanno messo a disposizione delle targhe ricordo per quanto riguarda la premiazione che avverrà successivamente all'incontro di calcio che è di, come dicevi tu Pippo, è di spessore oggi. In campo quasi due capoliste perché la Ionica deve recuperare la partita con il Messane e in caso di esito positivo balzerebbe al comando del girone C di promozione, mentre il Messina è al comando del girone B di eccellenza. Come dicevi tu, due squadre di spessore del settore diciamo dilettantistico della regione Sicilia che stanno veleggiando appunto nelle vette della classifica sia del campionato di promozione che quello di eccellenza. Per il città di Messina in caso di promozione sarebbe la seconda consecutiva, visto e considerato che l'anno scorso appunto è in matricola di questo campionato di eccellenza. Bene, palleggiano nella propria area i due giocatori, Gugliotta con San Filippo, Mimmo Moschella ha mantenuto la coppia centrale di difesa titolare in questa prima parte della partita, magari giocheranno tutto l'incontro che sono i perni di questa difesa, però in campo Gianni Arpi tanti giovani. Sì, tanti giovani. Ma anche dobbiamo fare complimenti a tutti e due mister che settimanalmente schierano tanti giovani appunto del vivaio e non solo oggi per questa circostanza. Bene, attacca la Ionica, Mifa verso Leo, interviene il numero 7 Alessandro, Erasimenko, cercano di giocare la palla quelle della Ionica, c'è il pressing da parte della squadra del città di Messina che intercetta la sfera con il numero 2 Di Stefano, alla battuta Porcino. C'è questa rimessa laterale da parte di Porcino. Il numero 10 Di Vincenzo, uno dei tanti giovani appunto della squadra del città di Messina. Alessandro, interviene bene però Leo, fallo laterale a favore della squadra della Ionica. Lo stesso Leo alla battuta. Batte direttamente fuori, non dà la possibilità a Ferraro di poter intercettare la sfera. Rimessa laterale di città di Messina.
Bombara ha dato la sfera a Ginagò dall'altro lato, sulla sinistra, interviene Rasimenko, appoggia verso San Filippo, coppia centrale, come dicevamo, della difesa della Ionica, quella titolare. Interviene il numero 4 Porcino, dalla sfera a Paterniti, lancia lungo Paterniti, Leo, Ferraro non riesce a stoppare, Di Stefano verso Alessandro, però c'è l'intervento ancora di Smiroldo, però si impossessa ancora della sfera in Città di Messina che avanza, c'è un fallo di Leo nei confronti di Di Stefano, i due esterni a confronto. Calcio di punizione dal limite, sulla sfera c'è il numero 11 Quintoni, ex giocatore del Messina. Quintone che è un mancino, ovviamente Gugliotta fa la barriera a due, passaggio, cross di Quintone, c'è l'intervento di Rasimenko all'indietro, ma fa buona guardia il portiere Gugliotta della squadra della Ionica. La Ionica si sta schierando in difesa a 4, Gianniar. Sì, vabbè, la Ionica gioca con il solito 4-3-3 inizialmente come l'ultima partita di campionato, che poi nel corso della gara si trasforma perché Mimmo Moschella ha la possibilità di schierare in diversi modi. Lascio un attimo. Sì, c'è un attacco proprio della Ionica, però il portiere Paternita ha fatto buona guardia. Ti ripeto che Mimmo Moschella, dato la valenza dei suoi giocatori, può adottare diversi, come si può dire, diversi giocatori li può adattare con moduli pure diversi. Dobbiamo dire pure che in settimana Mimmo Moschella ha ricevuto il premio come uno dei migliori allenatori della stagione passata, dato il risultato che ha avuto con la Ionica, che è arrivata secondo nel campionato di promozione e per un soffio ha fallito la promozione in eccellenza. Proprio è stato di Città di Messina a soffiare il posto alla Ionica nel campionato di eccellenza, e poi c'è stato anche l'altra squadra di Messina, appunto, che era il Camaro. Bene, la Ionica ancora in avanti, c'è l'intervento del numero 2 di Stefano. Nel Città di Messina gioca Filistad, ex capitano dello Sporting di Taormina. Era in possesso proprio Filistad della sfera di Stefano. Cardia, ancora Filistad, porta il pallone, intervento di Smiroldo a centrocampo, cerca di lanciare Ferraro, ancora l'intervento di Lombardo che gioca con il numero 11, ma è solo un esterno, un fruttificante più di difesa che di attacco, e si è visto proprio in questa occasione quando c'era di tirare in porta. Ha mischiato un po' le carte il tecnico della Ionica Mimmo Moschella, riproponendo qualche giocatore anche fuori posto, anche se sulla stessa fascia, per vederla all'opera in posizioni diverse. Filistad verso Ginagò. Non interviene Codignone, la sfera è a Cardia. Cardia nel cerchio del centrocampo, ha superato Ferraro, ha superato anche Loria. Leo fallo laterale da parte di Leo alla battuta il numero 4 Porcino. Porcino chiede la sfera, ma Quintoni cambia invece con il numero 10 che è Di Vincenzo, ma Gugliotta ha fatto buona guardia ancora una volta e è in possesso della sfera. Ferraro, Lombardo non intercetta il numero 9 uscente, che è un ragazzo della squadra allievi.
duello fra Di Stefano e Lombardo. Lombardo in possesso della sfera è riuscito a mettere il pallone verso Uscenti, però c'è il fuorigioco fischiato da Rizzo. Il guardialinea appunto della parte destra del campo qui del comunale di Bugalo. Di Stefano in possesso della sfera, Porcino su Filistad, cerca di girarsi Filistad tallonato da Uscenti, ancora Porcino. Sono i tre centrali della difesa per quanto riguarda i città di Messina, Porcino appunto, Filistad e Bombara. Loria, Cardia, per il numero 7 Alessandro, Ginagò cerca di superare il numero 2 della Ionica, Giuseppe Savoca, che interviene facendo fallo. C'è una punizione da posizione importante dove ovviamente Quintoni si cimenterà ancora una volta, potrebbe tirare direttamente in porta oppure crossare per uno dei compagni che si trovano al centro dell'area. Vi ricordo che siete collegati con il comunale di Bugalo, sesto Memorial Mario Perroni. In campo c'è Città di Messina in maglia giallo-rossa e invece l'altra squadra è la Ionica. Città di Messina campionato di eccellenza, la Ionica campionato di promozione in maglia blu. Quintoni tira basso, interviene Mifa e spedisce la palla in calcio d'angolo. Sta pressando di più Città di Messina, soprattutto con Quintoni che cerca di innescare i propri attaccanti. Decimo minuto della partita, Alessandro, Lombardo, interviene Rasimenko, è stato spinto e c'è il calcio di punizione fischiato da Saro Gemellaro, l'arbitro della partita. Gianni Arpi, sta prestando di più in Città di Messina, però la Ionica non demorde. Sì, la Ionica non demorde, ma è anche un buon test per i giallorossi del presidente Saglimbeni. È la miglior difesa in battuta di tutto il campionato. L'anno scorso sono stati la squadra meno in battuta di tutta la Sicilia, dobbiamo dire. E oggi Rasimenko e San Filippo hanno la possibilità di testare ancora una volta la loro sinergia. Di fronte, come dicevi tu, c'è la Ionica che è la difesa meno battuta del campionato di promozione, ma anche Città di Messina ha una delle migliori difese e anche l'attacco. Non per niente si trova al primo posto in classifica del girone B di questo campionato di eccellenza. Bene, c'era stato un attacco della Ionica ad opera di Smiroldo con un pallone che è andato alle spalle però del portiere, cioè fallo laterale, c'è la rimessa dal fondo da parte di Paterniti. Bene, battuta di Paterniti, interviene Mifa, verso Smiroldo che dà la sfera a Savoca in possesso della sfera, la perde, commette fallo invece Smiroldo sul numero 11 Quintoni. Cerca di fare gioco la squadra di Città di Messina, smista verso Di Stefano. Ancora Filistad, tutte le azioni della difesa partono dal piede appunto di Filistad che ha lanciato lungo alla ricerca di Ginagò che è abbastanza veloce, però questa volta ha fatto buona guardia Giuseppe Sauga, difensore della Ionica. Siamo sempre sullo 0-0 qui al comunale di Bugalo in questo sesto Memorial Mario Perrone, ex giocatore della CR Messina e di diverse squadre della Riviera Ionica e anche della parte del Catanese, scomparso prematuramente. Memorial che è organizzato dalla Gazzetta Ionica.
con il supporto questa volta di alcuni sponsor come l'Help Center. Alessandro, dai pallone a Di Stefano, Di Stefano smista verso Filistaddi. Filistaddi cerca un compagno libero, lo trova ancora in Porcino. Porcino cerca di lanciare Gardia e interviene la Ionica con Loria. Loria porta avanti i suoi, lancia uscente, anzi Ferraro. Ancora Loria, si è spostato sulla parte sinistra del fronte d'attacco della squadra della Ionica. Lombardo però non è riuscito a intercettare la sfera, non fischia Gemellaro e c'è un fallo laterale a favore questa volta del Città di Messina. Da diversi minuti la Ionica, Pippo, è più intraprendente e si fa vedere più nell'area avversaria. Si sta attaccando di più, soprattutto sulle fasce, da un lato c'è Lombardo e dall'altro lato Loria, che in pratica sono due esterni di difesa e questa volta giocano in una posizione avanzata. C'è il numero 6 Bombara, Filistaddi. Filistaddi a Porcino. Porcino, Filistaddi. Filistaddi sbaglia il passaggio, voleva tentare il lancio lungo su Alessandro, ma tra il vento e il piede ovviamente la sfera è finita in out. Fallo laterale a favore della Ionica. Si cerca il pallone che arriva in questo momento. Vi ricordo che siete collegati sempre con il comunale di Bugolo, qui Santa Teresa di Riva, per il 6° memorial a Mario Perrone, organizzato dalla Gazzetta Ionica. Smiroldo cerca un compagno libero, lo trova in San Filippo, c'è il pressing di Codignone, Savoca cerca di lanciare lungo verso Smiroldo, uscente non intercetta e la sfera finisce nei piedi del portiere Paterniti della Città di Messina. Lancio lungo ancora di Paterniti verso Ginacò, ma c'è l'intervento del giovanissimo Savo che mette in fallo laterale. Ginacò verso Quintoni. Bombara, Filistaddi. Filistaddi, ex giocatore del Taormina. Porcino. Lancio lungo di Porcino verso Quintoni, intervento ancora di Sao che sta tenendo la fascia abbastanza bene, il giovanissimo della Ionica. San Filippo per Erasimenko, largo si fa vedere Leo, proprio Leo riceve la sfera, lungo lancio verso uscenti, anzi Ferraro. Ferraro e uscenti sembrano due sosi, eh? C'è un fallo su Di Stefano da parte di Ferraro, Gemellaro fischia, Bombara, lungo lancio di Bombara verso Alessandro, Alessandro smista verso Codignoni ma San Filippo fa buona guardia, Savoca con Smiroldo di prima, Loria subisce il fallo, protegge la sfera abbastanza bene. San Filippo ovviamente alla battuta, la Ionica si porta in avanti, siamo sempre sullo 0-0 qui al comunale di Bugolo per il 6° memorial Mario Perrone. No, non c'è. Quintoni. Il capitano Codignone si fa superare dalla sfera, intervento di uscenti, Lombardo verso Leo, chiama in causa il portiere Gugliotta, Gugliotta cerca un compagno libero, lancio lungo verso Loria, Loria con Bambara che è il capitano della squadra di Città di Messina, Cardia cerca di lanciare Codignone, Alessandro. Alessandro Ceccardia
che viene intercettato da Smiroldo, però in modo falloso, e c'è il fischio appunto di Saro Gemellaro. Punizione dalla tre quarti. Sulla sfera c'è il solito Quintoni, che ha a disposizione un tiro abbastanza forte anche da lontano. Alessandro, Cardia e Quintoni parlottano tra loro per cercare di innescare un compagno oppure di tentare direttamente il tiro dalla tre quarti. Si allontana il numero 8 Cardia, rimangono Alessandro e Quintoni sulla sfera. Ci sarà il solito tocco di Alessandro per Cardia, che cerca di innescare un compagno. Quintoni, anzi è lo stesso Alessandro che riceve la sfera, e c'è il rinvio di Savoca, difensore della squadra della Ionica. In fallo laterale, Bombara, Ginaco, Bombara crossa in malo modo, la sfera va oltre le transenne dell'eliminazione del campo di Santa Teresa di Riva. Gianni Arpi un po' di stanco in questa partita in questo momento. No, vabbè, le squadre sono con giocatori ottimi, quindi stanno giocando palla a terra ed è anche un piacere vedere giocare delle squadre così con questo gioco. Giustamente nessuno azzarda ancora, diciamo che nella Ionica ci sono molte assenze di titolari, ma si tratta di un test importante per tutte e due le compagini. La Ionica tornerà in campo giorno 3 contro il Messana nel recupero della gara di campionato, mentre poi il Città di Messina giocherà in campionato il 7 gennaio con il Real Asci. Bene, queste le partite in calendario che hanno le due squadre per quanto riguarda la ripresa dei rispettivi campionati. Bene, sulla sfera c'è Paterniti cambia con Filistad cerca il solito Bombara, che si è spostato sulla sinistra. Ginaco lascia scorrere, interviene ancora Giuseppe Savoca e manda in fallo laterale. Rimessa laterale da parte di Bombara per Porcino, si fa vedere di Stefano, Porcino non lo segue, ancora Filistad al centro della difesa, lungo lancio di Filistad alla ricerca di Stefano, che va velocemente in aria e tira a colpo sicuro, e la sfera lambisce il palo alla destra del portiere Gugliotta. La Città di Messina si schiera in avanti soprattutto con Codignone e Di Vincenzo, che sono due attaccanti che si incrociano, mentre sulle fasce da un lato c'è sulla parte destra Alessandro che vanno in appoggio ai due attaccanti, e dall'altro lato c'è Ginaco. Mentre per la Ionica manca totalmente il reparto offensivo, Galletta non c'è neppure Monaco e Arrigo, diciamo i tre giocatori più importanti del reparto offensivo. E quest'oggi invece, come dicevi tu, Moschella ha spostato Loria molto più avanti in modo da fungere da un trequartista avanzato. Bene, dettagli tecnici per quanto riguarda i moduli questa partita. C'è l'intervento di Gemellaro, ha visto un fallo da parte di Vincenzo su Mifa, che è in possesso della sfera, anzi la lascia a San Filippo verso Leo. Lombardo, Di Stefano mette in fallo laterale. Leo cerca di lanciare uscenti. Loria cerca di contrarre Bombara. Ginaco, lungo lancio di Ginaco verso Codignone, ma San Filippo fa buona guardia e anticipa l'attaccante della squadra della Città di Messina. Gugliotta smista verso Leo, lungo linea di Leo verso Lombardo, che lascia scorrere la sfera, però il pallone si perde sul fondo. Filistad sulla sfera, Bombara, Bombara verso il numero 10 di Vincenzo, Cardia
Lancio per Quintoni, c'è l'intervento però di Mifa. Sulla sfera ancora Filistad di prima, senza esitare. Poi c'è l'intervento di Leo, cerca di evitare Lombardo il fallo laterale, ma non ci riesce. Porcino sulla sfera. Cardia. Mifa interviene abbastanza bene con Ferraro, i due giovani del vivaio della squadra della Ionica. Alessandro. Pippo, ti chiedevo, oggi Mario in queste due formazioni poteva giocare tranquillamente? Visto il gioco che stanno esprimendo le due squadre, sicuramente sarebbe stato anche forse uno dei migliori, perché lui piaceva molto il gioco palla a terra e ovviamente Mario era uno dei maestri con la palla, a far girare il pallone, soprattutto Codignone. C'è la bella parata di Gugliotta sulla girata di Codignoni, non per niente uno dei portieri meno battuti del campionato di promozione. Codignoni si è girato abbastanza bene in aria, però Gugliotta non si è fatto superare e ha deviato in calcio d'angolo. Sulla sfera c'è Quintoni, nelle vicinanze anche Alessandro. Calcio d'angolo. Smiroldo va in contropiede la Ionica con uscente contratto da Bombara. La palla finisce in out, fallo laterale per la Ionica. Loria verso Smiroldo. Smiroldo tenta di penetrare in aria, ci riesce, tira, colpo sicuro, però c'è la deviazione di Filistad che evita che il pallone arrivasse dalle parti di Paterniti. Calcio d'angolo. Siamo oltre il 20° minuto di questo sesto Memorial Mario Perrone. Mifa sulla sfera, cross in aria, c'è l'intervento di testa di Ferraro. Smiroldo Rasimenko, non interviene San Filippo, interviene in seconda battuta Filistad. Codignone sulla sfera, cerca di lanciare Di Vincenzo. Di Vincenzo smise il pallone dalla parte opposta, ma c'è l'intervento di Sauga di testa che appoggia per il proprio potere Gugliotta. Erasimenko. Leo. Intervento di Smiroldo, di fisico questa volta. Lombardo cerca di far proseguire Ferraro, ci riesce, però chiuso fra due giocatori, la palla finisce in out e guadagna un fallo laterale. Cercano le due squadre di manovrare soprattutto sulle fasce, la destra e la sinistra, di più ovviamente la fascia sinistra. C'è il tiro di Loria che finisce di poco al lato. Ginacò con Bombara. Filistad. Di Stefano. Porcino, Filistad. Lancio lungo verso Di Stefano, che duella con l'altro terzino Leo della squadra della Ionica. Fallo laterale a favore della Ionica. Si fa vedere Ferraro. San Filippo e Rasimenko. Ancora Leo sulla sfera verso Mifa. Lungo lancio di Leo, interviene Cardia. Un po' il centro motore della zona nevralgica del campo per quanto riguarda la squadra del Città di Messina. Intanto si cominciano a riscaldare diversi giocatori, soprattutto quelli del Città di Messina, che entreranno nella seconda parte della gara. C'è un fallo laterale per la squadra del Città di Messina. Bombara cerca un compagno libero.
Bombara verso Cardia. Cardia smista, però c'è l'intervento di Mifa. Non stoppa bene la sfera Lombardo e Codignone ne approfitta per battere nuovamente a rete. Un pallone abbastanza forte che ha sorvolato di poco la traversa. Gugliotta sta pressando di più la squadra della città di Messina, va alla ricerca dei gol, ma ci sono degli errori per quanto riguarda soprattutto la difesa della Ionica. Siamo giunti al 28esimo minuto, libera la propria zona di difesa Giuseppe Savoca, Smiroldo, che rispetto alla sua posizione sta giocando molto centrale quest'oggi. San Filippo, in pratica Smiroldo sostituisce in questo momento nella posizione ovviamente Cambria. Alla Ionica manca soprattutto l'attacco e il centrocampo. Alessandro cerca un compagno libero, lo trova in Di Stefano che viene contratto subito da Lombardo. Ancora Alessandro, dialoga con Cardia, Cardia lancia in verticale verso Codignone, c'è l'appoggio per Quintoni che non riesce a intercettare. Loria porta avanti i suoi. Loria tiene troppo la sfera, lancia il portiere. Uscente non riesce a trattenere la sfera, Filistad lancia verso Ginacò. Ginacò duella con Savoca, ma la meglio è ovviamente Savoca, è costretto al fallo. C'è una punizione sempre dalla tre quarti a favore della città di Messina. Malgrado la mancanza del centrocampo che è intero e dell'attacco, la Ionica sta tenendo abbastanza bene la sfera, soprattutto in questa zona di fragile del campo. Sì, come dici tu, sta tenendo bene il campo, ma da pochi minuti il Messina preme di più e la Ionica non riesce più a uscire, Pippo. Adesso c'è una buona possibilità del Messina sulla punizione. Sì, Alessandro e Quintoni. Quintoni che è un mancino, Alessandro è un destro. Vediamo chi va a battere la sfera. Tira direttamente in porta Alessandro, però la sfera supera appunto la parte alta della traversa e si perde sul fondo. Pressa di più, come diceva Gianni Arpi, appunto in città di Messina. Non riesce a palleggiare più a centrocampo la Ionica. C'è una forma di affaticamento. Ferraro riesce a guadagnare un fallo laterale. Vabbè, c'è poi, dobbiamo anche ricordarci che c'è un divario di categoria e il Messina poi lotta per andare per andare in Serie D, quindi ci deve essere per forza questo divario tecnico. C'è il divario tecnico, però diciamo che i ragazzi della Ionica, se c'è un fuorigioco fischiato questa volta da Bosio, dal collaboratore di Saro Gemellaro, che è il direttore di gara. Erasimenko sulla sfera, cerca il lancio lungo, poi invece desiste, cerca di scambiare con Leo verso Ferraro, interviene in pressing in città di Messina da Alessandro per Porcino. Filistad riparte da dietro in città di Messina, Filistad ancora a Porcino. Fa girare la palla in città di Messina con Alessandro verso Codignoni, che lancia il compagno di reparto di Vincenzo e non riesce a tenere la palla in campo. C'è la rimessa da fondo da parte della Ionica con Gugliotta. 0-0 qui sempre al comunale di Bulo in questo sesto Memorial Mario Perrone. Le due squadre ormai sono studiate abbastanza, ovviamente ci tengono a fare bella figura tutte e due le compagini in questo Memorial. La Ionica che gioca davanti al proprio pubblico, città di Messina invece che viene come una delle squadre più blasonate del campionato di eccellenza, essendo al primo posto.
Lombardo, salta bene Cardia, interviene Mifa, Erasimenko, verso Ferraro, Ferraro cerca di smistare a Mifa, Mifa non riesce a lanciare Smiroldo, Quintoni. Tipo, nella Ionica vedo Ferraro e Smiroldo i più intraprendenti, che dici? Sì, Ferraro si è inserito abbastanza bene, Mifa ovviamente sento un po' l'aspetto fisico, l'aspetto fisico che viene supportato abbastanza bene da Smiroldo che fisicamente è il migliore ovviamente della Ionica e si vede che in questo momento pur sostituendo uno come Gambria si sta comportando abbastanza bene soprattutto in fase difensiva, manca qualcosa nell'impostazione alla Ionica con Smiroldo ovviamente Gianni. Vabbè, certamente non è Cambria e non è neppure Monaco, uno dei più forti centrocampisti io ritengo della promozione. Bene, fallo laterale, la Ionica con Loria, rimette verso Ferraro, anzi uscente. Loria si è abbassato di più rispetto, ma anche Lombardo da questo lato e quindi anche perché Città di Messina sta premendo di più. Filistaddi, Paderniti, Filistaddi, siamo oltre la mezz'ora di gioco, Bombara viene contratto da Loria, Bombara avanza, cerca di lanciare Quintoni, lascia spazio Ginacò a Codignone che non riesce a stoppare la sfera, ben tallonato però da San Filippo che si trovava nei pressi. Gugliotta, rimessa dal fondo alla del portiere, giovane portiere della Ionica, il meno battuto del campionato di promozione di questo girone C. Lungo lancio di Gugliotta, intercetta Gardia, vero perno del centrocampo della squadra, perde la sfera però Quintoni, uscenti, lancia Smiroldo che di prima cerca di lanciare Loria, bellissimo il passaggio di Smiroldo, però Loria non riesce ad arrivare in tempo perché forse la sfera ha acquistato velocità proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo Loria. Paderniti. Paderniti verso Porcino, Filistaldi viene marcato di più, forse sono arrivati ordini da parte della panchina di Moschella, uscente, di avvicinarsi di più a Filistaldi che è il vero smistatore di pallone partendo dalla difesa. Cardia, fallo su Cardia, centrocampista della squadra di Città di Messina da parte di Smiroldo, c'è il calcio di punizione fischiato da Saro Gemellaro, coadiuvato nell'occasione da Rizzo e Bosio. C'è il fischio da parte di Gemellaro. Bene, secondo tempo del sesto Memorial Mario Perrone di fronte alla Ionica di Santa Teresa di Riva e Città di Messina del centro peloritano. Il Città di Messina che milita il campionato di eccellenza, la partita è partita proprio in questo momento, scusate il bisticcio delle parole, e improvvisamente Gemellaro ha dato il fischio, facciamo una ricognizione delle squadre in campo, i due allenatori Furnari per Città di Messina e per la squadra della Ionica Moschella hanno fatto dei cambi, soprattutto l'allenatore di Città di Messina ha messo in campo diversi uomini freschi, Leo è entrato il numero 15 al posto di Ginacò, poi il numero 14 lo giudice è entrato al posto di Bambara, il numero 18 Costa al posto di Alessandro e il numero 13 Fofanà a posto di Codignone. Per quanto riguarda invece Di Vincenzo è stato sostituito dal numero 17 Princi. In pratica tutte le sostituzioni sono state fatte in questo secondo tempo da parte della squadra appunto
della città di Messina, invece la Ionica si è limitato a cambiare solo il capitano e Rasimenko, il centrale difensivo, con Manuli che è un altro difensore. In pratica dal punto di vista del modulo cambia poco nella Ionica, forse cambierà qualcosa invece nella squadra della città di Messina. Furlan ha rimodulato un po' la squadra, anche se ha mantenuto centralmente, cioè soprattutto in difesa e a centrocampo, un po' la squadra titolare. Bene, avanza in questo momento il città di Messina con Cardia e perno, come dicevamo, del centrocampo, il numero 14 invece lo giudice in possesso della sfera, che ha lanciato Di Stefano sulla fascia destra, non riuscito a intercettare la sfera Di Stefano, rimessa laterale a favore della Ionica, Leo verso Manuli, Manuli lancia lungo per Uscenti, un unico attaccante di ruolo in questa squadra della Ionica. Smiroldo non è riuscito ad intercettare a centrocampo. C'è ancora un fallo laterale a favore della Ionica, che avanza con Leo alla battuta verso Manuli, lancio di Manuli, Uscenti cerca di fare da sfonda per Ferraro, sono sempre più vicini i due giocatori della Ionica in questa fase di gioco. Rimessa laterale della città di Messina, Filistaddi verso il numero 15 Leo, avanza la Ionica, capitano Loria dopo l'uscita di scena di Rasimenko. Il numero 14 lo giudice. Sulla sinistra si fa pericolosa il città di Messina con Fofanà. Fofanà cerca di dare la sfera al numero 18 che è Costa. Avanza ancora il città di Messina. Lo giudice cerca la testa di un attaccante ma non la trova. Sulla sfera c'è Lombardo. Leo si ferma, perde la sfera con il numero 17 Princi, che entra in area e tira in porta, però la sfera passa sopra la traversa e va fuori. Bene, c'è un fallo dal fondo da parte della Ionica con Gugliotta che è sulla sfera. Ovviamente, come dicevamo, molti cambi soprattutto nella squadra di città di Messina, mentre Mimmo Moschella, tecnico della Ionica, si è limitato alla sostituzione di Rasimenko con il giocatore Manuli. In pratica non cambia nulla nella difesa della Ionica, perché Manuli, dal punto di vista tattico, ovviamente è proprio un difensore centrale, ma non è ovviamente Rasimenko, di grande esperienza e capitano della squadra della Ionica. C'è una rimessa laterale sventolata appunto dal collaboratore di Sara Gemellaro Rizzo. Lo giudice sulla sfera. Gioca la palla a centrocampo, palleggia Filistaddi. Lungo lancio di Filistaddi verso il nuovo attaccante della squadra della città di Messina. Intervento di Giuseppe Savo, che si era fatto scavalcare dalla sfera. Cardia, Leo stoppa bene, cerca un compagno libero, lo trova il Lombardo. Uscenti, Ferraro lancia Lombardo, c'è l'intervento di Filistaddi che appoggia sul portiere. Molto avanzata in questa seconda parte della gara la posizione di Loria, che in pratica sta facendo la seconda punta in pratica in questa parte iniziale della partita. Quinto minuto, c'è la sfera che va in out.
Fallo laterale a favore della squadra del Città di Messina. Lo giudice. Ancora lo giudice in possesso della sfera. Cambia con il numero 18 che Costa. Lancio lungo e non riesce a intercettare o quantomeno ad evitare il fallo laterale il numero 15 che è Leo. Savoca per Lombardo. Ferraro. San Filippo lancia una palla abbastanza corta, c'è l'intervento però di Gugliotta che è uscito dalla propria area. Il numero 15 Leo, Lombardo, Smiroldo. Leo. Leo che lancia sulla destra, Porcino che insieme a Cardia, lo stesso Filistad, sono rimasti ancora in campo in questa seconda parte. Lancio lungo di Paterini. Princi. Parte il numero 14 che è lo giudice. Cerca il cross, tampona abbastanza bene il numero 9 entrato, il numero 14 Manuli su questo assalto della squadra di Città di Messina. Si è oscurato un po' il tempo qui al comunale di Bugalo, c'è un calcio d'angolo a favore della squadra del Leone, il numero 14 lo giudice che non intercetta bene e permette a Mifa di poter rinviare. Nella metà campo della squadra di Città di Messina gioca in difesa la squadra in questo momento del Città di Messina con un Porcino che fa da centrale, c'è l'intervento verso il numero 2 di Stefano con il numero 18 che Costa, ancora Filistad, il numero 8 Cardia che in pratica sta giocando un po' da centrale e difensivo, ha abbassato il suo baricentro Cardia e Filistad si è spostato più a sinistra. Cambiamento del reparto difensivo appunto del Città di Messina. Il numero 15 Leo, ancora Leo, ma c'è l'intervento risolutivo di Giuseppe Savoca. Lombardo cerca di lanciare uscenti, c'è il fallo da parte di Cardia su uscenti, giovanissimo attaccante della Ionica e come dicevamo dall'inizio la Ionica in pratica gioca senza i propri attaccanti, mancano tutte e tre gli attaccanti oggi nella Ionica, vediamo se fa qualche cambio ora nel secondo tempo Moschella, tecnico appunto della squadra Santa Teresina. Pippo, questo è il primo memorial che ancora le due porte sono state inviolate, perché nei precedenti cinque memorial sì. Ti ricordi c'erano tanti gol e invece oggi nessun gol sullo 0-0. È arrivato pure Andrea Argento. Andrea, dici qualcosa su questo memorial, innanzitutto la Gazzetta Ionica ti ringrazia per la disponibilità che ci dai negli ultimi due anni a contribuire affinché questo memorial nel ricordo del nostro amico Mario Perone possa, diciamo, migliorarsi anno dopo anno. Intanto buonasera a tutti, per noi è un atto dovuto che facciamo con grandissimo piacere. Quest'anno i nostri arbitri sono prestati ancora una volta per questo grandissimo match, perché oltretutto parliamo di un incontro di grande qualità tra la squadra che è in testa nel campionato d'eccellenza e quella che guida il campionato di promozione. E niente, siamo qua insieme a tutti gli spettatori per goderci un bello spettacolo. E recentemente questa settimana voi avete premiato pure come ogni anno i migliori allenatori della passata stagione e nella nostra Riviera Ionica ci sono state anche delle targhe per Perrone, per Moschella e per il calcio femminile a 5 di Scaletta.
Sì, gli allenatori della zona ionica, del comprensorio ionico si distinguono per la qualità del loro operato insieme alle loro squadre. E quest'anno è stato qualcosa di importante anche perché, come tu hai citato il team Scaletta, Giovanna Cernuto è la prima donna a essere insignita di questo premio, il The Best Coach dell'Associazione Allenatori. E per noi è anche un motivo di vanto e di orgoglio. Speriamo che sia ad esempio e che in futuro ce ne possano essere tante altre di queste situazioni. E poi gli passiamo il microfono a Pippo. La vostra associazione negli ultimi anni è cresciuta tantissimo. Quali sono, diciamo, le strategie che avete adottato affinché la vostra associazione entri di prepotenza, tra virgolette, nel firmamento calcistico, diciamo, del messinese? Ma intanto è importante la promozione dello sport. Lo sport, secondo quelli che sono i giusti valori, il fatto di voler far praticare lo sport che sia per tutti, uno sport accessibile a chiunque voglia praticarlo, e poi è quello da parte nostra dell'impegno e della serietà quotidiana, e questo sta pagando. Vi lasciamo la telecronaca a Pippo Di Marco e ci scusiamo. Non vi dovete scusare niente, perché non c'è stato niente di particolare, cioè in questo momento tra le squadre di Città di Messina. Anzi, Fofana si sta liberando per il tiro, cerca la porta, anzi ha cercato un compagno che in questo momento era il numero 14, Bombara. Siamo sempre, come diceva Gianni Arpi, siamo sempre sullo 0-0 qui al Comunale Edibulo, il sesto Memorial, per la prima volta ancora senza rete dopo tanti minuti giocati. C'è qualche altra sostituzione, cioè le file della squadra della Ionica. Entra De Salvo appunto nella Ionica e sostituisce Mifa. De Salvo esce un centrocampista, ne entra un altro con maggiore qualità e soprattutto con maggiore esperienza rispetto a Mifa, che è un giovane proveniente dal settore giovanile della squadra della Ionica. Si è abbassata un po' la temperatura qui al Comunale di Bugolo, come dicevamo, non soltanto sta scendendo un po' di buio. Palleggia in difesa la squadra di Città di Messina. Cardia, che ha assunto la posizione, Costa il numero 18, cerca di portare la palla in avanti. Porcino sulla destra, ancora Porcino, ancora Costa. Costa. Costa verso Fofana non riesce a superare la guardia stretta prima di Manuli. Costa ancora però entra in possesso della palla. Ginacò, che è passato sulla parte opposta della lateralità appunto del campo, prima giocava a sinistra, ora sta giocando a destra. Gugliotta sulla sfera, Cardia di prima senza battere il ciglio, c'è l'intervento di Smiroldo. Giuseppe Sauga non riesce ad arrivare in tempo sulla sfera. Fallo laterale a favore della squadra della Città di Messina. Cardia in possesso della sfera. Porcino. È uscito anche Filistad, sono entrati altri giocatori nella squadra di Città di Messina. Colpo di testa di Savoca. Loria, capitano della squadra. De Salvo cerca di lanciare Loria. Giuseppe Savoca verso Loria, ancora Savoca per Smiroldo. Smiroldo cerca di portare la squadra in avanti.
Leo, Cardia mette una pezza, ancora Leo e ancora Lombardo, esce il portiere, ovviamente fa buona guardia. Rimessa da fondo per la squadra del Città di Messina. Siamo verso il quarto d'ora del secondo tempo. Porcino. Cardia. Cardia sulla sfera, contratto da Uscenti. Costa. Costa per Princi. Ginacò. Ancora Princi, ancora Ginacò, Lombardo si impossessa della sfera, cerca di mettere ordine De Salvo, parte da dietro, l'azione ancora della Ionica con Manuli, lungo lancio che viene intercettato a centrocampo, Ginacò. Città di Messina sempre più arrembante in avanti alla ricerca del gol, chiude bene la Ionica. Loria, Fofana cerca di liberarsi di Loria, non ci riesce, deve dare la sfera sulla sinistra al numero 16, lo giudice. E c'è Cardia che cerca di giocare con il portiere, vediamo, si è allargato Porcino sulla destra. Porcino sulla sfera. Ginacò si è liberato di Lombardo. Ferraro, anche di Ferraro, ma c'è l'intervento di De Salvo che sta cercando di mettere ordine al centrocampo insieme a Smiroldo. Parte in velocità Loria, ben contratto però da Cardia. Lombardo lancia Ferraro. Ferraro si guadagna un calcio d'angolo. Quindi la Ionica in avanti, scende anche San Filippo, il centrale difensivo, c'è un'altra sostituzione, intanto dovrebbe entrare Vergani e il suo ingresso in campo ha una motivazione, Gianni Arpi, abbastanza valida. Sì, Vergani e soprattutto il fratello di Mario, Antonio, voleva tanto che Vergani giocasse questa partita perché è stato amico di Mario sia fuori dal campo che sia in campo, hanno militato in diverse squadre e nell'ultimo scorcio di vita di Mario hanno giocato insieme nel Catalabbiano, che hanno conquistato, quando Mario era allenatore, se non sbaglio, hanno riconquistato una salvezza in extremis. Sì, Vergani che fra l'altro è una conoscenza della nostra Riviera Ionica, ha giocato in diverse squadre tra cui anche il Sant'Alessio ed il Limina. Bene, Lombardo ancora De Salvo. E ancora oggi calpesta i campi e di Antillo. Si gioca nella squadra dell'Antillo del presidente Egidio Mastroeni. Lui dice che si passa il tempo, però ancora fisicamente c'è, quindi, e si sente e si vede anche in campo e si fa rispettare soprattutto ovviamente degli avversari. Bene, De Salvo sulla sfera. Intervento decisivo del numero 18 Costa, Fofana. E c'è un fallo su Leo, Gemellaro accorda il fallo per la squadra della Ionica, commesso da Fofana, il numero 13, su Leo, il numero 3, difensore esterno della squadra della Ionica.
sceso un po' di freddo anche qui al comunale di Bugolo, si sono imbacuccati quelli della panchina della Ionica ma anche quelli della città di Messina, lungo lancio di Loria alla ricerca di San Filippo, intervento di Ginacoa, di Lombardo, si libera bene di tutti e due i giocatori, grossa in aria, Vergani non riesce, c'è il tiro di Uscenti, anzi di Ferraro, Leo sulla sfera, cerca di proteggere il pallone, ci riesce, fallo laterale a favore della Ionica, sta pressando di più, siamo oltre il ventesimo, la Ionica, Ginagò intercetta e smista verso Costa, inseguito da Vergani, lo giudice, Princi, Fofanà, e in attacco in città di Messina, ma non riesce a crossare dalla sinistra, Costa, lo giudice, si libera Porcino sulla destra, ma lo giudice fa andare la sfera sempre dalla parte sinistra del campo, Costa lancia in aria, c'è l'intervento di San Filippo decisivo. Cardia che da centrale di centrocampo si è trasformato in centrale difensivo. C'è l'intervento. C'era Ginagò, ma il guardialini di destra Rizzo ha fatto fischiare a Gemellaro il fuorigioco. Le due squadre si sono allungate, quindi speriamo che almeno ci sia un gol in questa partita, tutto adesso è possibile. E visto il regolamento Gianni Arpi si va a supplementare se si pareggia sullo 0-0. Ci dovrebbe essere calci di rigore. Si va direttamente allora ai calci di rigore. Lombardo, Loria, tutti e due esterni dallo stesso lato. Lombardo, a fondo di Lombardo, Vergani. Non riesce a intercettare bene la sfera. Ginagò ritorna Loria. Ferraro. Bombara. Lungo lancio, intervento decisivo di San Filippo su Fofanà. Lo giudice verso Leo, Costa fa circolare la sfera verso Porcino che lancia Princi, si ferma Princi, c'è l'intervento di Leo e anzi di Ferraro in seconda battuta e ancora Smiroldo sulla sfera. Sbagliata il lancio di Smiroldo, intercetta ancora in città di Messina con lo giudice, si fa vedere Fofanà, Bombara, lancio in aria, c'è l'intervento di San Filippo, Fofanà, ancora Leo che lancia Lombardo ma viene anticipato da Porcino, Ginacò, Porcino a fondo sulla destra, ben contratto da Ferraro. C'è un'altra sostituzione, vediamo chi entra nelle file della Ionica. Dovrebbe essere il numero 17 Branca. Non vediamo bene il numero in questo momento, ma dovrebbe essere lui. Vediamo se entra in campo e sta uscendo Lombardo, un esterno per un altro esterno. Tanto c'è il calcio d'angolo da parte del città di Messina, intervento di Ferraro, Costa a volo, non riesce ad inquadrare la porta, siamo sempre sullo 0-0. 25esimo minuto
di questo sesto Memorial Mario Perrone qui al Comunale di Bugalo, città di Messina Ionica di fronte, città di Messina prima in classifica nel campionato di eccellenza, girone B. La Ionica deve recuperare una partita, però ha condotto questo campionato di promozione sempre in testa alla classifica. Adesso è al secondo posto, però deve recuperare una partita. Gugliotta e c'è l'intervento risolutore da parte appunto del portiere della squadra della Ionica. Leo, Fofanà, attacca Leo. Ferraro, anzi Manuli. Leo si proietta in avanti e cerca di lanciare Loria. Loria in velocità con il numero 15 Lo Giudice, che interviene abbastanza bene a frenare l'attacco della squadra della Ionica. C'è una rimessa laterale a favore della squadra della Ionica con Leo. Si fa vedere Branca sulla destra, la sfera a Vergani, Branca, ancora Vergani, Branca a volo, ma fa buona guardia il portiere e si perde un'altra occasione per la Ionica in avanti. Costa per Lo Giudice, Porcino sulla destra, si fa vedere, avanza in città di Messina, Ginacò va incontro alla sfera, Fofanà, Costa non riesce a intercettare, Fofanà lancia Ginacò, Ginacò cerca il sinistro, Lo Giudice, Ginacò verso Leo, e c'è un fallo commesso su Branca. Gioco che stagna soprattutto a centrocampo, ma le squadre si fanno vedere anche dalle parti dei portieri. Ma non ci sono forse gli stoccatori giusti oggi per poter battere a rete in tutte e due le squadre, ma soprattutto nella Ionica, che in pratica gioca senza l'attacco. Questo è vero Pippo, adesso la Ionica schiera soltanto Vergani in attacco e non fa parte nemmeno del suo organico, però diciamo che è una partita infrasettimanale, quindi molti giocatori sia da una parte sia dall'altra per impegni lavorativi non sono potuti, diciamo, essere presenti a questo sesto Mario Perrone. Comunque le due squadre, come vedi, giocano sempre palla a terra e tutte e due hanno un bel fraseggio. Sì, avanza in questo momento città di Messina, Lo Giudice sulla sfera, vediamo se va a tiro Lo Giudice, ma pronto il portiere, no, ha fischiato il fuorigioco appunto i guardialini di destra a Rizzo prima che intervenisse Gugliotta, che ha respinto abbastanza bene il tiro da fuori di Lo Giudice. E poi sia i giocatori da una parte sia dall'altra possono dimostrare ai propri allenatori di essere disponibili per le prossime partite di campionato, che si tratta di impegni difficili ed è importante avere una rosa ampia e con validi giocatori. Impegno, come dicevi tu, abbastanza decisivo, visto che ritorniamo nel campionato, però nel girone di ritorno, quindi in campionato, i campionati vanno in discesa e ci vuole maggiore birra. Adesso entra il numero 13 Galufi per quanto riguarda la Ionica, è uscito Leo. Non cambia molto perché Galufi ha preso il posto proprio di Leo. De Salvo, centrocampo, cerca di contrare Cardia, c'è l'intervento di De Salvo, Cardia si è liberato abbastanza bene, l'anima di questa squadra, il centrocampista, e in questa parte di ripresa sta giocando da centrale difensivo. Si sono interscambiati i ruoli, cioè molti giocatori della squadra di città di Messina soprattutto, ma anche qualcuno della Ionica. Mimmo Schella come Furno stanno facendo ruotare tutti i giocatori a disposizione in vista, come diceva Gianni Arpe, del ritorno dei rispettivi campionati.
c'è qualcuno che già ha i crampi, ovviamente il freddo si fa anche sentire. Vediamo che a terra c'è Gemellaro. Ovviamente chi ha corso di più, c'è un'altra sostituzione nelle file della Ionica, vediamo chi entra. Intanto Pippo, parliamo delle due classifiche in questo momento che la partita è ferma, anzi si è ripresa con il Messina all'attacco. Sì, è Costa appunto che porta i Città di Messina verso l'area della squadra della Ionica. Lo giudice, sta rientrando il giocatore che era stato preso da Crampi, c'è il tiro da fuori di Cardia che va lontano dal palo alla destra del portiere Gugliotta. Vediamo, c'è l'altra, la sostituzione, dovrebbe essere, vediamo il numero che entra. De Salvo va più indietro a fare i playmaker del centrocampo, e il numero 15 è Manuli, anzi dovrebbe essere Giannetto con Manuli è entrato prima, questo è Giannetto. Fallo di portiere su Vergani. Vergani si è conquistato un bel fallo, Pippo. La sua esperienza ha fatto sì che la Ionica respirasse in difesa. Vergano, tra le altre cose, non è un attaccante di ruolo, è un centrocampista, ha fatto anche il difensore. È un giocatore che va a ricoprire diversi ruoli del campo, anche se ormai l'età si fa sentire, ma l'esperienza c'è e si è visto in questa occasione. Bene, avanza lo giudice. Smiroldo ha fatto fallo, ma è stato anche colpito dallo giudice, che va a chiedere scusa ovviamente. Cardia. Leo. C'è l'intervento di Giannetto. Fofana. Lungo lancio, forse troppo le premura. Lo giudice con Costa. Costa che ha avanzato la sua posizione rispetto all'inizio del secondo tempo. Costa fa girare la sfera con Bambara. Porcino. Cardia. L'allenatore Furnari ha dato la regola a Gemellaro. De Salvo, spinto dal numero 17 Princi. Garufi e Smiroldo ha tenuto troppo la sfera e alla fine se l'è fatta soffiare dai centrocampisti della squadra della Città di Messina. C'è la rimessa dal fondo da parte di Gugliotta, anzi c'è un calcio di punizione per la squadra della Ionica per fallo su San Filippo che stava proteggendo appunto la sfera insieme a Loria, che in pratica sono i reduci di una squadra che man mano che sta andando avanti la partita ci sono sempre di meno giocatori in campo, diciamo titolare della squadra della Ionica, ma anche della squadra ovviamente del Città di Messina. Porcino ha cambiato ancora una volta la difesa, l'allenatore Furneri ha messo a centro dell'area Bombara. Cardia è ritornato di nuovo a centrocampo, è un po' l'anima di questa squadra. Ancora Cardia, lo giudice per Fofana che attende un compagno, invece si invola lui sulla fascia sinistra ma ben contratto da San Filippo. Porcino, giocano i due difensori centrali da un lato e dall'altro parte del campo. Ginacò per Princi tenta un affondo ma c'è l'intervento di Garufi
ancora Ginacò trova il piede giusto per il cross in aria, c'è qualche titubanza nell'area avversaria, Giannetto non fa fallo su Fofana, Fofana ancora va al tiro, Fofana anzi è un cross, un tiro cross, lo giudice Cardia. C'è l'intervento di Garufi, Loria Ferraro dialoga con Giannetto, c'è un fallo su Giannetto, forse magari non voluto da parte di Cardia, che è scivolato nel momento in cui andava a contrarre il pallone. San Filippo tiene in piedi la difesa della Ionica insieme a Gugliotta. Smiroldo, Giannetto. San Filippo tiene un po' il pallone, Princi ne approfitta, contratto da Manuli, Princi cerca un compagno, la porta, ma c'è l'intervento ancora risolutore di San Filippo e poi De Salvo che subisce un fallo da parte dello giudice. Ferraro, De Salvo Loria. Fa buona guardia alla difesa della città di Messina, Cardia porta sui suoi con Princi che avanza, palla a piede, si avvicina all'area, poi smarca sulla destra lo giudice. Fofana tenta di dialogare con lo giudice che invece non affonda. Bene, 0-0 ancora qui al comunale di Bugolo, probabilmente si andrà ai calci di rigore, siamo oltre il 30° minuto. Gugliotta, la rimessa da fondo. Porcino, sempre più centrale e difensivo di questa squadra. Bombara, contratto da Vergani. Lo giudice, anzi Leo. C'è Manuli che fa tutto di sinistro, lancio lungo in diagonale da parte di Cardia per Ginacò che cerca di penetrare in aria ma si è portato la palla fuori, rimessa da fondo della Ionica. Duello a distanza cioè fra Ginacò sulla parte sinistra del campo con Garufi. Ci dovrebbe essere un'altra sostituzione, esce Smiroldo, un altro giocatore che è un po' titolare della squadra della Ionica, al suo posto vediamo chi entra, se ci fanno vedere il numero questi giocatori, vengono con la faccia verso appunto la tribuna e il numero 18 dovrebbe essere Cassaniti. 17 intanto Prinzi, Ferraro, Vergani, tiene bene la palla Vergani e lancia ancora Garufi, c'è un fallo e c'è il fischio e la fine dell'incontro, adesso si va ai calci di rigore, vediamo se è così, ci dovrebbero essere i calci di rigore per quanto riguarda questo sesto Memorial Mario Perrone organizzato dalla Gazzetta Ionica. Vediamo se ci sono i calci di rigore, si deve scegliere una porta ovviamente. Le due squadre vanno verso le panchine a parlare con i rispettivi allenatori, c'è la scelta appunto dei giocatori che dovrebbero andare dagli 11 metri a battere i calci di rigore. È stata scelta anche la porta. Aspetta,
prima tutta la vetta. Ma che cosa fai? Bene, i due allenatori hanno scelto i giocatori che dovranno calciare i calci di rigore per questo sesto Memorial Mario Perrone, che si è concluso nei due tempi regolamentari sullo 0-0 tra città di Messina e Ionica. Adesso si va ai calci di rigore, la porta scelta è quella lato mare, sulla sfera c'è Manuli. Manuli contro Maisano. E c'è il gol di Gianissimo Manuli. 1-0 per la Ionica. Adesso va a calciare Cardia. Cardia contro Gugliotta. Fischia Gemellaro, parte Cardia, rete, portiere da una parte, palla dall'altra. E siamo sull'1-1. Maisano ritorna in porta e va a calciare Ferraro dagli 11 metri per la Ionica. Pallone su dischetto. Ferraro è destro, parte Ferraro, il portiere si muove, tiro angolatissimo, niente da fare per Maisano, 2-1 per la Ionica. Ha preso l'angolo, Ferraro senza guardare il portiere, che adesso c'è Gugliotta contro Princi. Parte Princi, non si muove Gugliotta, ancora Princi è parata da parte di Gugliotta. 2-1 sempre per la Ionica. Rigore, primo rigore sbagliato di questo sesto Memorial Mario Perrone. Sulla sfera adesso va De Salvo, De Salvo contro Maisano. De Salvo centrocampista della squadra della Ionica. Parte De Salvo e Maisano si distende e para. Un rigore sbagliato per parte, siamo al terzo tiro. Lo giudice contro Gugliotta. Parata di Gugliotta, secondo rigore parato da parte di Gugliotta, che lo ribadiamo, in un incontro ha parato due calci di rigore in una sola partita del campionato di promozione. Sulla sfera adesso va Vergani per la Ionica. Di fronte c'è Maisano, gol di vantaggio della Ionica. Parte Vergani, angolatissimo, bravo, uno dei rigori migliori tirati fino a questo momento, perché ha preso l'angolino basso alla destra di Maisano, che c'era arrivato quasi sulla sfera. Ultimo calcio di rigore. Leo, realizza Leo, no, c'è l'ultimo giro, c'è ultimo calcio di rigore su piede di Loria, il gol della vittoria o del proseguimento dei calci di rigore. Loria sul piede di Loria, capitano della Ionica.
passa la vittoria di questo sesto Memorial Mario Perrone. Parte Loria, pare portiere Maisano. Si riparte di nuovo da 0-0. Due rigori falliti per parte della Ionica e dalla squadra del Città di Messina. Vanificato le parate di Gugliotta. Costa sulla sfera contro Gugliotta, parte Costa, para abbastanza bene.